I suoi legami pericolosi con la celebre lista dei potenziali evasori greci scompaiono misteriosamente e il governo di Samaras ordina un'inchiesta parlamentare nella Grecia soffocata dalla crisi economica ad alimentare il fuoco delle polemiche è il caso di Georgios Papakostantinou, ministro delle finanze all'epoca del primo salvataggio richiesto da Atene, riportato in prima pagina dalla celebre lista Lagarde di centinaia di titolari di conti in Svizzera da cui sono scomparsi proprio i nomi di tre suoi familiari. Papa Costantino risponde dicendosi un capro espiatorio, resta però il fatto che fu proprio lui a maneggiare la lista bollente e a girarla agli esperti. Nessun colpevole ammetterebbe mai la propria responsabilità, uno dei tanti commenti a caldo per le vie di Atene. Trovo la sua difesa assolutamente ridicola. Il mio modesto parere da osservatore esterno è che se è scoppiato un caso simile è perché deve esserci un fondo di verità. Va quindi fatta luce su quanto accaduto e su ogni altro scandalo. Già allontanato dal PASOK, Papa Costantino dovrà ora dimostrare di non essere stato lui a passare una mano discolorina sugli imbarazzanti nomi dei suoi familiari.